Secondo le informazioni ricavate dalla rubrica di Lesovsky, l'ideatore del complotto è un colonnello della GRU, di nome Leonid Pykov. Sospettiamo che i pezzi grossi dell'organizzazione siano ufficiali di grado elevato dell'esercito. In questo caso nemmeno un bullone dell'arsenale della Confederazione è al sicuro. Pykov è stato aggiunto a una delegazione militare diretta in Azerbaigian per i festeggiamenti della giornata della vittoria. Lì inaugureranno la nuova ambasciata russa. Crediamo che Pykov usi il viaggio come copertura per un'operazione di contrabbando di armi. Archer, Kestrel, vi infiltrerete nell'ambasciata per raccogliere informazioni sulle attività di Pykov. Dobbiamo assolutamente localizzare e recuperare gli ordigni rubati. Vai, partenza. È tuo quello, eh? Tempo ci metto a trovarti, peggio sarà per te. Bersagli. E allora, l'affare salta? Dipende da cosa diranno gli azeri. Teniti pronto a tutto. Quella a sinistra. È stato stranamente terapeutico. A terra. Salato. Mi ha portato dice che le informazioni sono molto specifiche. Probabilmente ora Baku è piena di agenti. Cos'è questo colonnello? Un tentativo di alzare il prezzo all'ultimo minuto? Credi di manovrarmi come un tifoso del terzo mondo? Libero.
non puoi parlarmi a quel modo! Signor Takzat, la prego, tutto questo è inutile, possiamo parlare in privato? Non ho tempo da perdere, Takzat. La transazione è compromessa. Io e te non abbiamo nient'altro da discutere. Non voltarmi le spalle, arrogante bastardo! Hai preso i soldi e ora ci darai quanto ci hai promesso. Altrimenti giuro che me la pagherai! Archer, direi che l'affare di Baikov è andato a monte, Hansen. Dobbiamo intervenire. No, no, la prego, non puoi! Per ora le guardie di Baikov sono obiettivi validi. Attaccatele se necessario. Baikov si prepara a partire per l'aeroporto. Dobbiamo attivare un blocco di sicurezza per intrappolare lui e i suoi uomini nell'ambasciata. C'è una sala di controllo dall'altra parte degli uffici dell'ambasciata. Third Edge non può usare il vostro OPSAT per violare il sistema via wireless. E poi? Seguiamo Baikov o la sua merce? Entrambi. Baikov sa dove si trova il quartier generale dell'organizzazione, ma dobbiamo sapere anche cosa cercava di vendere agli azeri. Potrebbero esserci degli altri ordigni. Sala di sicurezza davanti, tante guardie. Fermo. Sei finito. Ok. Vedi quella sopra? Ne vedo due, ma non ho contatto. Non lo so. Cosa? Oh, per 10. Aspetta. C'è qualche pianta grane. Trovatelo ed eliminatelo. È un po' di buio. Siamo in posizione per il collegamento. Ci collegheremo in remoto tramite il vostro OPSAT. Uno di voi deve restare nel raggio del campo elettromagnetico della porta di rete, mentre i nostri programmi disattivano il firewall. Ci vorrà un minuto. Apro l'altra uscita. Gli uomini di Baikov capiranno che c'è un problema quando ci collegheremo. E sapranno esattamente dove trovarci. Fantastico. Devi meno mocca, Alien. Erano pochi del pomeriggio. Siete ancora al lavoro. Contatto! Camera di sicurezza! Via! Muoversi! Dovete fare meglio. Sei morto, gangloso! Quanto stiamo? 50. Ok.
Contatto. Ascoltate. L'intera fasciata è bloccata. Quelli che trasportano la cassa sono stati isolati prima che raggiungessero Baiko. Sono bloccati sulla terrazza del secondo piano che collega l'edificio alla dépendance. Archer, Kestrel, ora o mai più. Non sono qui per giocare! Hai paura? Zucca! L'avete bloccato! Mi muovo! Trovate questi intrusi! Perlottate l'aria! In posizione. Laser. Se sentite un suono nell'auricolare significa che siete troppo vicini. Posto. Abbiamo intercettato una chiamata dal telefono di Baikov. Ha deciso che la merce scotta troppo per tenerla. Le sue guardie stanno attivando le cariche di termite. Non agitarsi, Hansen. Ci siamo quasi. Mi daresti una mano con quegli idioti? Credo sia lì. È intatto. Ma cosa? Non è nemmeno rossa. È una bomba a controllo remoto. Sì, è il kit JTAM Block 2. Sono un kit all'avanguardia, Kestrel. Come fai il colonnello Baikov ad averne uno? Li ho presi io mesi fa. Mesi fa? Li hai rubati? Li ho presi. E adesso li distruggiamo. Il nostro lavoro è fatto così. Uno, due, tre contatti. Verificheremo il contenuto della cassa più tardi, Archer. Ad io ho tutti. 3, 2, 1, vai. Dove sei? E a terra! Fate fuori l'altro!
Fatelo fuori, muovetevi! Ti aspetto qui, Suka! Sono ferito! Mi serve aiuto! Presto, vieni subito qui! Grazie. Azer. Ho bisogno di aiuto per una porta. MP. Avete a che fare? Nemmeno tu, colonnello. Quindi, per chi lavori? Kirzakov! Generale maggiore Kirzakov! Lo conoscete? Mezzo esercito ai suoi ordini. Persino il Cremlino. Dove possiamo trovare Kerzakov? Rispondimi. È in una fortezza sotto la Piazza Rossa. Non riuscirete ad avvicinarvi a meno di 100 metri. Archer, Kestrel, abbiamo ottenuto le informazioni necessarie per localizzare la rete e forse gli ordigni. Ora dovete liberare l'area prima dell'arrivo delle forze di sicurezza esterne. Le risorse aeree vi aspettano fuori dal perimetro dell'ambasciata. Raggiungete il tetto per l'estrazione. Ricevuto, Hansen. Ci muoviamo. Maledizione, Kestrel. C'è qualcuno. Libero. Attenzione, campi magnetici sul tetto. Potrebbero esserci delle mine ad attivazione laser. Eccolo! Affermativo.
i laser. Siamo sul tetto. Dov'è l'elicottero? Sta arrivando. Presidiate la zona di atterraggio e aspettate. Vieni fuori, pezzo di merda! Pensavo, sei un coniglio. Riesci a sentire? Mi mandi solo l'inevitabile e mi stai facendo il piacere. Sarà un piacere. Ti darti una pallottola in fronte. Vai, via, via, via.